Sta morendo una giovane donna. Poco fa voi mi dite è morto vostro figlio. Chi dunque meglio di voi può comprendere il mio terrore? La voce di Augustine tremava per l'emozione. In questo tremito e nel suo tono c'era molta più convinzione che nelle parole. Augustine era sincero, ma strano. Qualunque frase pronunciasse sembrava enfatica, spietata, intempestiva, ricercata e come offensiva per l'atmosfera della casa del dottore e per la donna che stava morendo. Egli stesso lo sentiva e perciò, temendo di non essere compreso, con tutte le sue forze cercava di dare alla propria voce una certa morbidezza e tenerezza per trascinare, se non con le parole, con la sincerità del tono. In generale una frase, per quanto bella e profonda, agisce soltanto sugli indifferenti, ma non sempre può soddisfare chi è felice o infelice, e perciò la più alta espressione di felicità o di infelicità, più spesso di tutto, appare il silenzio. Gli innamorati si comprendono meglio quando tacciono, e un discorso caloroso, appassionato, detto su una tomba, commuove solo gli estranei, mentre alla vedova e ai figli appare freddo e insignificante. Kirillov stava in piedi e taceva. Quando Augustine ebbe detto alcune frasi sull'alta missione del medico, sul sacrificio di se stessi, eccetera, il dottore domandò a Pedro: andare lontano? 13 o 14 veste circa. Ho dei cavalli eccellenti, dottore. Vi do la mia parola d'onore che in un'ora vi riporterò qui, un'ora sola. Queste ultime parole agirono sul dottore più fortemente dei richiami all'amore per l'umanità e alla missione del medico. Rifletté e disse con un sospiro: bene, andiamo. Rapidamente, con un'andatura più sicura, andò nel suo studio e dopo un po' ritornò vestito di una lunga giacca. Un po' incespicando accanto a lui e strascicando i piedi, Augustine, tutto rallegrato, lo aiutò a mettersi il cappotto e uscì insieme con lui dalla casa. Il cortile era buio, ma più chiaro che in anticamera. Nell'oscurità si disegnava già chiaramente l'alta figura un po' curva del dottore, con una lunga barba appuntita e il naso aquilino. Di Augustine, oltre al pallido viso, si vedeva ora la grossa testa e il piccolo berrettuccio da studente che gli copriva il cranio. La sciarpa biancheggiava solo davanti, e dietro era nascosta dai lunghi capelli. «Credetemi, so apprezzare la vostra magnanimità», mormorò Augustine facendo sedere il dottore nel calesse. «Arriveremo presto. Tu, Luca, mio caro, va più svelto che puoi, ti prego».